Cari amiche e cari amici, cominciamo con leggere questa poesia e questa prosa del terzo riquadro, della terza icona, che si intitola La scoperta del toro. La poesia. Odo il canto dell'usignolo. Il sole è caldo, il vento è mite, i salici sono verdi lungo la sponda. Qui nessun toro può nascondersi. Quale artista può disegnare quella testa massiccia, quelle corna maestose? Quando si ode la voce, si può intuire da dove viene. Non appena i sensi si fondono insieme, la porta è varcata. Dovunque si entri, si vede la testa del toro. Questa unità è come il sale nell'acqua, come il colore della tinta. La cosa più infinitesimale non è separata dall'io. Queste sono la poesia e la prosa. Allora, cosa significa vedere il toro? Abbiamo detto molte volte che le parole corrompono, le parole dicono solo il falso rispetto alle realtà metafisiche. Le parole sono anch'esse come la zattera di cui parla Buddha per condurci alla sponda dell'illuminazione. E esattamente come la zattera del Sutra del Cuore, anche le parole poi vanno abbandonate proprio per non farsi intrappolare dalla rete delle parole. Tornando per un attimo al secondo toro, dove c'era il mandriano che segue le tracce, no? Il ricercatore che segue le tracce e comincia a vederla dovunque. E allora si capisce che se le tracce sono dovunque, anche il toro è ovunque, dunque in ogni luogo. E se si intendesse invece il vedere il toro come la naturale conclusione di uno sguardo che si posi in un punto determinato piuttosto che in un altro, in realtà verrebbe frainteso tutto il senso della ricerca, perché saremmo ancora vittime del dualismo. Per questo il toro non può nascondersi. Ricordate, odo il canto dell'usignolo, il toro è ovunque, nel canto degli uccelli, ma il toro è anche nel sole, in questo video, nella brezza dei salici, sulle rive, in questa stanza dove siete o nel luogo dove siete. Non c'è un posto dove il toro non sia presente. È onnipresente il toro, è onnipervadente il toro. E chi può disegnare un toro che è dovunque? Il toro dunque è dovunque, ma nello stesso tempo non è circoscrivibile in nessun luogo, non è descrivibile, non è identificabile. Non puoi neanche disegnarlo e dire questo qui è un toro, perché non si può schematizzare un toro, non puoi qualificare il toro, non puoi ridurlo in merce, non puoi ridurlo, non puoi reificarlo, ridurlo come una cosa, come un oggetto, come qualcosa. Il toro è, ma nello stesso tempo non è. Il toro è perché ogni ente è il toro. Ma il toro nello stesso tempo non è, perché il toro non è un ente. Ecco perché la prosa parla di sale nell'acqua, no? Sentite la prosa, dice: non appena i sensi si fondono insieme, la porta è varcata. Dovunque si entri si vede la testa del toro. Questa unità è come il sale nell'acqua, come il colore nella tinta. Non ci può essere distinzione. Questa unità che è l'unità dei sensi, l'unità tra le cose, l'unità del tutto, del Brahman, dello Zen, è in tutte le cose.
esattamente come il sale sciolto nell'acqua, non è più distinguibile. L'acqua è la realtà, il sale è il toro. Il sale è il toro, ma il sale è anche questa unità tra l'acqua e il toro. È quindi l'unità dei sensi, l'unità delle cose. È la fonte dei sensi e nello stesso tempo sono i sensi stessi. È l'unità del mandriano che tutto ascolta, che ascolta il verso delle cicale e l'usignolo che canta, con questa intensa consapevolezza ed attenzione. Ed è lì che bisogna trovare la strada. È in questa unità che dobbiamo ritrovare quel superamento del toro, della ricerca del toro. Il mandriano, il ricercatore, è ancora invischiato in questa ricerca, ancora non può superare la ricerca stessa. Questo accadrà in realtà tra il settimo e il nono toro, questo superamento. In particolare nel nono toro, ma ne riparleremo. E per il momento il mandriano è ancora vittima della ricerca. E lo dice chiaro e tondo Kakuan al termine del suo commento, perché quando sarà tutto chiaro egli scoprirà che, ricordate, che senso ha ripercorrere le orme dei patriarchi, ma questo non lo può sapere ancora. E dunque questa sua preoccupazione, questa sua voglia di ricerca del toro è necessario. È necessario cercare il toro, è necessario vederlo, intravederlo, catturarlo, combattere, ma tutto questo andrà superato e tutto sarà chiaro nel momento in cui, ecco l'ottavo toro, il vuoto, il cerchio vuoto, si penetra nell'nullità. E allora la ricerca ha realmente termine perché è inutile, arrivato a quel punto, cercare. La zattera ti ha portato nella sponda dell'illuminazione, è arrivato il momento di abbandonarla. Dunque, quando c'è unità, non c'è colui che cerca, non c'è oggetto di ricerca, non c'è il ricercatore e il toro, non c'è il mandriano e il toro, perché tutto è uno, tutto è la ricerca in sé. E allora c'è solo unità, quiete, totalità, vuoto, silenzio, pienezza in quel non luogo. Torniamo alla poesia. Odo il canto dell'usignolo. Il sole è caldo, il vento è mite. I salici sono verdi lungo la sponda. Qui nessun toro può nascondersi. Quale artista può disegnare quella testa massiccia, quelle corna maestose? Odo il canto dell'usignolo. Qui c'è una massima consapevolezza, il canto dell'usignolo. Il sole è caldo, il vento è mite. Ecco consapevolezza del qui ed ora. Il canto dell'usignolo, il calore del sole, il vento è mite, si è un'unità col tutto. I salici sono verdi lungo la sponda, nulla sfugge nel dettaglio a questa consapevolezza, e qui nessun toro può nascondersi, perché quando c'è consapevolezza c'è necessariamente anche la visione del toro. Quale artista può disegnare questa testa massiccia e quelle corna maestose? Quale artista? Nessuno può disegnarlo in realtà, perché le sue corna sono maestose, sono ovunque. Non si può racchiudere neanche in un'icona questo. E Kakuan è stato costretto a utilizzare il linguaggio dell'inconscio e il linguaggio iconico, il linguaggio della poesia, il linguaggio intermedio tra sfera cosciente e inconscio, il linguaggio della prosa, il linguaggio di tutti i giorni, il linguaggio prosaico, quindi in un certo senso separato dal sacro, ma come sappiamo, in realtà non c'è separazione tra sacro e profano, tra conscio e inconscio, non c'è alcun tipo di separazione. Percepire la separazione è tipica dell'uomo addormentato,
che non può penetrare nella vacuità. L'uomo addormentato è sempre frammentato, mangia ed è frammentato, invece di assaporare il gusto è immerso nel suo sogno e la sua mente lo sta trascinando da una parte all'altra in modo automatico, in modo meccanico. Essere totale invece vuol dire che non pensi ad altro mentre fai qualcosa. Se stai mangiando, stai mangiando, sei qui e ora. Il mangiare in quel momento è tutto. Non stai con la mente da un'altra parte, perché il corpo e la mente e l'anima sono in sintonia mentre mangi. C'è armonia, c'è un ritmo profondo in tutti e tre i livelli del tuo essere, nella mente, nel corpo e nell'anima. E allora mangiare diventa meditazione, portare acqua al pozzo, come insegna Dogen, è meditazione. Cucinare diventa meditazione, lavare i piatti è meditazione. Tutte le piccole cose quotidiane vengono trasformate e diventano atti luminosi. Ecco perché nella poesia odo il canto dell'usignolo. Quell'usignolo è lo Zen, quell'usignolo è Brahman, quell'usignolo è Dio. Quell'usignolo è la realizzazione del toro, non c'è nulla oltre quell'usignolo. Il sole è caldo, il vento è mite, i salici sono verdi lungo la sponda. Tutto è nella sfera della consapevolezza. Sei in meditazione, sei uno col tutto. E attenzione, perché il silenzio in realtà non è parte della mente. Spesso anch'io nei video ho detto mente silenziosa, ma in realtà è un ossimoro. È come dire un rumore silenzioso. È un'assurdità, perché la mente non può mai essere silenziosa in realtà. La mente nella sua compulsione è suono, è in realtà rumore, non è silenzio. Se una persona è silenziosa, è più corretto dire che è nella non mente, perché la non mente è esclusivamente silenzio ed intuizione. Mente silenziosa è una contraddizione in termini. Se è presente la mente non può esistere il silenzio. Ecco perché i monaci Zen usano e parlano di non mente. La non mente è silenzio. E quando esiste non puoi sentire il tuo corpo, perché la mente è il passaggio attraverso il quale lo si percepisce. Se sei nella non mente non puoi sentire di essere un corpo. Il corpo sparisce dalla consapevolezza, c'è solo consapevolezza, non esiste più il due. Non esiste più mente e corpo, esiste l'esistenza, una percezione globale, una percezione totale. E allora ecco che puoi udire il canto dell'usignolo. Ti rendi conto che il sole è caldo, il vento è mite, i salici sono verdi lungo la sponda. E da questa consapevolezza e da questo centrarti nella meditazione che nasce la non azione, dalla non mente nasce la non azione. Tutti conoscete la posizione del loto, la posizione in cui è raffigurato Buddha. Attenzione però, Buddha assunse quella posizione successivamente a uno stato di silenzio, perché quando la mente non esiste più, quando sei in silenzio, il corpo segue come un'ombra e assume posture particolari, la più rilassata possibile. Ma tu poi vedi il Buddha e ti rimetti in quella posizione. Molti nel sangue hanno avuto l'esperienza del maestro interiore che ha fatto muovere il corpo. Ebbene, in quel momento erano nella non mente. Voglio dire che ogni volta che parti dall'esterno crei uno stato emotivo falso, un falso senso dell'essere, perché quello reale avviene sempre all'interno e poi raggiunge la periferia. E il centro più intimo è immerso nel silenzio. E l'azione sorge solo dal silenzio. E se non sai stare in silenzio, se non sai stare nella meditazione profonda, nel tuo centro, tu reagirai sempre.
non agisci, reagisci, e questo è molto difficile. Quante reazioni ci sono? Uno ti manda al diavolo per strada, perché l'hai superato in macchina e tu ti arrabbi, questa è una reazione, non è un'azione che parte dal centro, è stata scatenata da qualcosa di esterno. E così quando si cerca di ascoltare il canto dell'usignolo partendo dall'esterno, la tua mente penserà a qualche altra cosa, lo associerà a qualche altra cosa. Solo quando sei silenzioso interiormente puoi realmente ascoltare il canto dell'usignolo. Solo quando c'è silenzio nel centro, il sole è caldo, il vento è mite, i salici sono verdi lungo la sponda. Altrimenti tu reagirai, agirai in base alle manipolazioni degli altri. E invece l'uomo inconsapevole si muove meccanicamente come un robot e non può ascoltare realmente il canto dell'usignolo. L'uomo consapevole risponde, non reagisce. La sua azione nasce dalla sua consapevolezza, dalla non mente, non dalla reazione relativa agli altri. E qui c'è un'enorme differenza. Poi a volte si può giocare, come giocava Gurdjieff, era arrabbiatissimo con un suo allievo. Quando entrò la sua segretaria, gli comunicò una cosa, lui improvvisamente si volse verso la segretaria ed era perfettamente calmo. Disse quello che doveva dire la segretaria e poi riprese ad urlare al suo allievo. Ecco le azioni che partono dalla non mente, che non sono reazioni. Quell'urlare all'allievo in realtà era un insegnamento, non era una reazione a qualcosa, era un risvegliare l'allievo. E Buddha ci dice: impara a stare seduto in silenzio, diventa uno specchio. Il silenzio crea lo specchio della tua consapevolezza e allora tu agisci momento per momento e rifletti la vita. Ecco il canto dell'usignolo, il sole è caldo, il vento è mite. Poi la poesia dice: quale artista può disegnare quella testa massiccia e quelle corna maestose? Verissimo, quale artista può disegnarlo? Non è possibile. Non è possibile. Qui nessun toro può nascondersi. Quando sei nel centro, nessun toro può nascondersi perché tutto è il toro. E allora come fa un artista a poter cristallizzare, a poter ridurre in uno schemino, in un disegno, quella testa massiccia, quelle corna maestose? Il toro è ovunque, non può essere racchiuso, neanche in una stupenda icona come quella di Kakuan. Quale artista riesce a delineare, riesce a disegnare quella testa massiccia, quelle corna maestose? Non è possibile. Come può il toro nascondersi a una sensibilità così aperta, a una consapevolezza così aperta? Il toro può essere disegnato, racchiuso e può nascondersi solamente se sei concentrato in un'unica direzione. Ma quando tu sei aperto, sei nel centro, quando tu sei nella vacuità dove non ci sono più confini, quando tu non sei concentrato ma sei consapevolezza espansa, dove può nascondersi un toro? Questa poesia è bellissima. Nessun toro può nascondersi. Non c'è nessun luogo che possa nascondere il toro, che si trova esattamente in un non luogo, nella non mente. La prosa. Quando si ode la voce, si può intuire da dove viene. Non appena i sensi si fondono insieme, la porta è varcata. Dovunque si entri, si vede la testa del toro. Questa unità è come il sale nell'acqua,
come il colore nella tinta, la cosa più infinitesimale non è separata dall'io. Stupenda anche questa. Questa è proprio questa sensibilità che nasce dalla fusione dei sensi. Ho spiegato in altri video che se tu pianti un albero, un pino, 100 pini, uno ogni chilometro, tu hai una strada alberata. Ma se tu questi 100 pini li pianti tutti vicini, hai un bosco, e il bosco non è la semplice somma degli alberi. Quando si ode la voce si può intuire da dove viene, recita la prosa, e ritorna alle origini. Determinato da cosa? Scrive Kakuan. Non appena i sensi si fondono insieme, la porta è varcata. I sensi che si fondono insieme sono il bosco. Sono l'insieme, non sono la somma dei singoli sensi. Quando penetri nella meditazione e chiudi gli occhi, i tuoi sensi non funzionano in maniera selettiva. Il cervello fa funzionare i tuoi sensi in maniera selettiva. Ora, se tu stai guardando il computer e ascoltando la mia voce, il cervello farà spiccare questi due sensi. Se tu ti pungessi contro una puntina in questo momento, una puntina da disegno, il senso che emergerebbe sarebbe il tatto, perché il cervello è selettivo, non utilizza mai tutti e cinque i sensi insieme. C'è un senso dominante e gli altri sono nell'inconscio. Invece, rileggiamo la prosa: quando si ode la voce si può intuire di dove viene, non appena i sensi si fondono insieme la porta è varcata. Quando si ode la voce si può intuire da dove viene, quando vai verso il centro, comincia a orientarti verso il centro. E allora quando i sensi sono fusi insieme, non sono dispersi nell'esterno, ma rientrano in se stessi, non sono più come 100 pini piantati a distanza di 100 chilometri, sono esattamente come un bosco, si fondono insieme, c'è un altro tipo di percezione e solo attraverso questa percezione si può penetrare la non mente e si può sperimentare questa capacità intuitiva, questa conoscenza che non è più frammentaria e mentale e che non avviene nel tempo. È la mente che crea il tempo, per questo ciò che si pensa è sempre falso, perché il tempo come valore assoluto non esiste. L'intuizione invece è totalità, è nel presente. E Kakuan ci dice che non appena i sei sensi si fondono insieme, la porta è varcata. Quando entri nella non mente, penetri in questa dimensione ed è la vacuità. E allora, scrive Kakuan, dovunque si entri si vede la testa del toro. Quando sei nella vacuità non esistono più luoghi, c'è solo il non luogo che è la vacuità, c'è solo la non mente che è questa intuizione e questa conoscenza globale. E conclude Kakuan, questa unità è come il sale nell'acqua, come il colore nella tinta. La cosa più infinitesimale non è separata dall'io. Ecco che non c'è più separazione. Vi parlavo in un video precedente dell'inizio dell'Isa Upanishad, no? Che il Brahman si frammenta in miriadi di frammenti, eppure nonostante tutto resta uno in se stesso, resta sempre uno, e ogni frammento è completo in se stesso. Ecco, la cosa più infinitesimale non è separata dall'io di cui ci parla Kakuan. Colui che veramente è in grado di comprendere non ha più questa frammentazione sensorale. I suoi sensi non sono più dei solisti, sono un'orchestra sinfonica. E il suo approccio alla realtà non può essere che un approccio globale. Così colui che comprende veramente, quando entra in contatto con qualcuno, può trasformarlo. E questo è il principio anche di Shaktipat, del trasferimento di energia. Ed è questo perché le parole di un maestro, se ripetute da qualcun altro, non hanno lo stesso effetto.
Le parole di un maestro possono trasformare la vita delle persone. Le stesse parole ripetute da qualcuno che non ha l'esperienza del centro non hanno questo potere trasformativo. Perché nell'interiorità del maestro, come scrive Kakuan, la cosa più infinitesimale non è separata dall'io. Tutto è uno. E questo essere Brahman, questo essere uno, si trasmette. Ed è questo che potenzia la parola, che in sé stessa è falsificazione. La parola in sé stessa è frammentazione. La parola viene dalla mente, la mente frammente, la mente scinde. E quindi la parola necessariamente è falsa. E perché la parola del maestro paradossalmente diventa vera? Perché contiene qualcosa di più. In realtà quello che si percepisce quando si parla un maestro sono gli spazi vuoti tra le parole, sono i silenzi. È lì che è il potere della parola. Perché, come scrive Kakuan, la cosa più infinitesimale non è separata dall'io. E qui lo Zen veramente si rivela superbo, e perché i sensi agiscono all'unisono. Ecco lo Zen. Nulla è più separato. E allora questa unità è come il sale nell'acqua, questa unità è come il colore nella tinta. Non ci può essere più separazione. Ognuno è uno specchio del mondo e solo il maestro è uno specchio vuoto. Ogni persona invece riflette il suo mondo. E crea il suo mondo. Ricordate Eraclito, solamente i realizzati vivono nello stesso mondo, le altre persone vivono ciascuno in un mondo che è di sua creazione, e lì non c'è unità. Il sale e l'acqua non sono uniti, tutto è scisso. L'unità avviene solo attraverso una meditazione profonda, quando i sensi si fondono insieme, quando, ci dice Kakuan, si varca la porta, e allora si è giunti alla sponda dell'illuminazione. E come insegna il Sutra del Cuore, la zattera va lasciata, e dovunque si entri è inevitabile vedere la testa del toro. E quale artista, cari amiche e cari amici, può disegnare questa testa massiccia? Quale artista può disegnare quelle corna maestose? Terminiamo rileggendo poesia e prosa, questi versi, queste parole veramente incredibilmente potenti e stupende. Odo il canto dell'usignolo. Il sole è caldo, il vento è mite, i salici sono verdi lungo la sponda. Qui nessun toro può nascondersi. Quale artista può disegnare quella testa massiccia, quelle corna maestose? La prosa. Quando si ode la voce, si può intuire da dove viene. Non appena i sei sensi si fondono insieme, la porta è varcata. Dovunque si entri, si vede la testa del toro. Questa unità è come il sale nell'acqua, come il colore nella tinta. La cosa più infinitesimale non è separata dall'io. Andate, amici, andate a nutrire il vostro toro. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.